Cari amici, siamo in uno stabilimento mitico, uno stabilimento che è il mito della Milano che lavora, della Milano da bere si potrebbe dire, della Milano che lavora. È lo stabilimento per automobili della Innocenti. Vi ricordate le automobili Innocenti? Benissimo, siamo nello stabilimento Innocenti. Mauri, c'è anche la parte sopra, fantastico. E riprendi sempre che si vede. Sì, sì. E quindi siamo oggi al 24 febbraio 2018, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Ciao a tutti. Urbez Vlog. Ciao a tutti, siamo qui in attesa di Stefano Urbez Urbana e abbiamo fatto un sopralluogo lampo per fare in modo di... Così quando viene Stefano sappiamo già di poter venire, come muoversi, l'accesso, come muoversi e tutto, perché giustamente le cose vanno fatte in un certo modo e anche evitare pericoli, soprattutto quello. Quindi niente. Il cielo sembra che si sta migliorando, ma è così, però non piove niente. E per noi, visto importante che non piove, anche al tetto qua comunque, per noi è l'ideale, diciamo. Faccio guardate, vedere un po'. Infatti non ci sono lamiere qua sopra e di conseguenza se pioveva potevamo... Abbiamo dovuto optare per questo Urbez qui perché la discoteca era chiusa e in estremi siamo venuti qui. Adesso aspettiamo Stefano Urbez e poi inizieremo a fare qualche altro video, magari insomma un po' più dettagliato. Vediamo certo. Un attimino. Da Mauri, youtuber Mauri, Urbez Vlog. Oggi 24 di febbraio del 2018, da youtuber Mauri, Urbez Vlog e da Gennaro Gelmini. Da Gennaro Gelmini siamo mitico nel Gemini. Sopralluogo alla ditta Innocenti, la mitica Innocenti. Una ditta che ha fatto il lavoro a Milano, veramente. È bellissimo concludere con questa panoramica fantastica di questa ditta. Benissimo, un giro panoramico fantastico. E magari questo bel murale qui tra le piante. Accidenti! Oh, no. Ma hai buttato la pareva. Vabbè. Bellissimo l'arte, concludiamo quindi. Arte da urbana. Magari prendi da tutto il totale, l'arte ancora. Quindi l'Urbez per l'arte. Noi facciamo appunto visita di luoghi abbandonati perché è la storia. E per un loro recupero. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, Urbez Vlog. Frascato. Benissimo. Niente. E aspettando prossima. Stefano Urbez Urbana. Urbez Urbana che dovrebbe arrivare a momenti da Torino. A momenti, benissimo. Quindi arriva. E siamo qua. Ciao cari amici. Ciao. Bellissimo posto. Abbiamo anche questo bel murales. Ciao, a presto, a dopo. Amici, ma devo vedere se ci stai dentro. Sì. Benissimo, cari amici. Eccoci nella mitica Innocenti, una fabbrica d'auto in cui si è lavorato fino al secolo scorso, 1900. Fabbrica di automobili, le mitiche Innocenti, le auto utilitarie dal secondo dopoguerra in poi, le auto che hanno fatto la Milano del benessere. E anche qui lavoravano migliaia di operai in catena di montaggio, quindi assemblavano i vari pezzi delle automobili e producevano queste bellissime auto, perché intendiamoci,
dagli anni 60, 50 e anche agli anni 70, fino agli anni 70, era proprio l'inizio, no, del boom, boom economico. Il bello di possedere un'auto non tanto per fare il figo, ma perché serviva. Serviva per cosa? Per lavorare, per i figli, da prendere, a portare a scuola, per la famiglia, per tutto. Quindi il fatto di avere l'auto era, voleva dire di star bene, ma non tanto per fare, per darsi arie, ma perché serviva per il sociale. Quindi bellissimo. Allora, questa fabbrica produceva benessere, produceva automobili, automobili innocenti di vari modelli, soprattutto automobili dedicate alla famiglia. Ma è venuto così questo discorso, non ce l'avevo, non è che l'ho preparato, non l'ho preparato, mi è venuto il pensiero della Milano del benessere, mi è venuto così. Ma sto scherzando, non è un discorso preparato. La Calambretta, cioè la prima Calambretta. Ma pure, ecco, sì, anche le lambrette, le piccole scooter per andare in sì, giro. Sì, comunque la Milano, cioè diciamo l'Italia motorizzata degli anni 50. Ma il bello della Milano del benessere, quindi dell'Italia del benessere... E le macchine andavano in 20 all'ora, di più. Sì, però andavano piano, ma... Cioè, benissimo. Troppo esagerato. Chi va piano va sano, va lontano. Magari un po' rumoroso, ma insomma. Beh, ai tempi la tecnologia era quella che era, non c'era neanche il computer. Ai tempi che si producevano le auto qua, bisognava. La catena di montaggio era unicamente meccanica, non era elettronica come adesso con i computer. Quindi comunque una catena di montaggio meccanica. E benissimo, quindi Gennaro Gelmini, youtuber Mauri Urbez Vlog, Stefano Urbez Urban, che finalmente ci ha raggiunto dalla stazione centrale dei treni, è venuto anche lui dopo il nostro sopralluogo di stamattina, e benissimo, adesso siamo in treno. Ci possiamo avvicinare di più per magari... Basta, no, basta che non stiamo troppo fuori. Per far sentire meglio la videocamera. Perché non vorrei che non venisse bene. Basta che non stiamo troppo fuori, no, perché non ti tagliate. Allora, cosa ci può... Che pensieri può dare? Allora magari la metto più in su. Ah, va bene, va bene. Che pensieri può darci questa fabbrica? Di quando, che pensieri dai? Quando il lavoro comunque c'era e Milano girava di più, nel senso girava economico, dal punto di vista economico. Sì, adesso c'è un po' di Milano, la Milano da bere che andava. La Milano da bere che Ciao anche a Daniele e Filippo Ravaioli. Sì, certo. Sì. Che sei nostro amico là, Urbex che ci segue. Presto faremo una collaborazione assieme, compreso tu. Ravaioli e in più ci sarà Fabio Mascia e tutti quanti, Alessandro Natalini, poi ci saranno Alessandro Natalini. Speriamo che venga presto a Milano Fabrizio Ciampicciotti da Roma che ci segue, insomma, tutti sì, Fabrizio Ciampicciotti, sì, quello per forza, perché quello dice è una brava persona, lui si parte. E tutti quanti. Benissimo, adesso facciamo una rapida panoramica. Dai, sì, Mauri, sì. Prendi la videocamera, mi segui a far vedere la rapida. Attenzione, come al solito abbiamo il solito carrello abbandonato, si vede che qualcuno avrà comprato le robe al supermercato. Sì, è venuto qua, si è servito da solo. Poi l'abbandonato abbiamo trovato la televisione. La televisione. La televisione che potete... ultimo canali, grido, Tutti i canali, tutto incorporato. Ultimo grido e Smart TV. E poi la barca. C'è una barca che si mette su. Uomini in barca. Una mezza barca. Che, ricordiamo qua vicino c'è il fiume Lambro, evidentemente una barca del fiume Lambro, si
vero, Mauro? Sì, sì, sì. Una barca del fiume Lambro che avranno incendiato per metà, così. E fa parte di tutto l'Urbex. Mettiamoci un po'. Ecco, magari faccio vedere e continuiamo. Continuiamo di là. Ebbene, cari amici, si continua, eh? Adesso stiamo organizzando. Bene. Ecco, Mauri. Portaci gli zaini e andiamo, dai. Insieme adesso visiteremo quella parte di là dello stabilimento. Sì, sì, quella parte di là. Ok. Qua dalla mezza barca. Ed è comunque una fantastica giornata qui alla Fabbrica Innocenti. Ed ecco che continuiamo. Mauri e Stefano sono già lì. Noi ogni tanto ci fermiamo semplicemente a contemplare ciò che una volta faceva parte del lavoro dei nostri padri e lo sentiamo a cuore noi. Allora andiamo sempre più lenti degli altri, ma subito ci incamminiamo. La mitica Innocenti, fabbrica d'automobili. Ecco, mentre sulla tangenziale il rombo delle moto incombe, noi continuiamo a filmare. Un po' di umidità del terreno. Sì, ha piovuto, perché è tutto piano. Cari amici, qua possiamo vedere ancora la parte d'acciaio dello stabilimento, fantastica. E questa terrebbe all'infinito. Ed ecco poi dei bei graffiti dall'altra parte. Abbiamo dei graffiti particolari. Praticamente su tutto il muro abbiamo il muro graffitaro con tutti i graffiti fino anche più giù di là. Benissimo. E qua continuiamo alla Innocenti di Milano, fabbrica d'automobili, al 24 di febbraio 2018. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri Urbex Vlog e Stefano Urbex Urban. Siamo qui a continuare in questo. Allora, è una cosa di lamiera, però è il paradiso di ciò che era il lavoro. Ok. Ok. E cari amici, siamo ancora alla fabbrica di automobili Innocenti e naturalmente Gennaro Gelmini, youtuber Mauri Urbex Vlog, Stefano Urbex Urbane, e naturalmente troviamo il nostro mondo volendo del lavoro, che è una cosa sempre bella. A me, quando facciamo gli Urbex, questi luoghi abbandonati da riscoprire, da rivalutare per dargli una nuova vita di praticamente un qualcosa nella società, nel senso l'utilizzo di un'area degradata, cosa si può fare per recuperarla, no?
detto in termini di pochi termini. Abbiamo trovato un dinosauro. Abbiamo trovato un dinosauro. Bello. È bello. Non so dove ci possiamo. Allora vedo un po' io. Sì, già così prende. Allora, cari amici, continua il nostro urbex. Ma questa zona, questo punto, ecco, potrei fare un po' più, però. Com'è che. Ah, l'ho svito qua, eh? Così lo prendo un po' più. Più all'insù. Ecco, sì, un po' di più, un po' di più, perché lo voglio. Ecco. Sì. Ecco, di nuovo lì. Sì, va bene già così, anche più indietro, più avanti. Ecco, amici, ho alzato un pochino la videocamera per far vedere la parte del tetto, perché era ciò che gli operai guardavano durante il giorno mentre lavoravano. Non c'era la possibilità di vedere fuori se non verso la parte del tetto, l'apertura del tetto, perché il calore, i vapori andavano sempre verso l'alto, calori caldi. Quindi per noi operai era anche per bello vedere il tetto, per vedere un po' il cielo. E così questa parte. Benissimo. E quindi continuiamo con il nostro urbex oggi, il 24 febbraio 2018. Perfetto. E io ho un senso di pace, perché un luogo di lavoro mi porta un senso di pace. Ecco, di nuovo un'espressione, adesso che è venuto un bel sole. Mi sento abbastanza rilassato. Prossima volta che si fa molto, si può lavorare insieme a noi, insieme a tutti. Magari sarebbe da fare, penso, un gilet o qualcosa per il vostro luogo. Per dividere le. Per, come si dice? Per essere sempre che siamo un gruppo. Si ricordano col suo luogo, che ne so, io direi, allora, abbiamo trovato il dinosauro, io promuoverei il luogo del dinosauro. Io me le sto facendo, me le sono già fatte, adesso mi dovrebbero poi arrivare a mesi, adesso non so quanto, perché. Sei andato in un'azienda a fare una stamperia. In poche parole è un mio amico, lui stampa maglie e stampa giacche. Però sono giacche di qualità, nel senso che tiene caldo, no cazzate, magliette, sì. Voglio fare una cosa diversa di tutti quelli che fanno gli altri YouTube. Nel senso che loro fanno solo magliette, magari così. Sì, le magliette. Roba che tiene caldo, però. Che c'è il mio logo, un logo con Stefano Urbes, l'ho già preparato io, c'ho già i loghi, devo solo poi ritirarli, che nel senso quanto mi chiederà. E una volta ritirato, forse magari quando andiamo a fare Urbes o qualcosa, magari metto le maglie. Bello! Va bene, cari amici, perfetto. Il gruppo che si espande. È il gruppo, quando c'è il gruppo effettivamente. Il gruppo si espande. Ebbene. Sì. Ah, ma Mauri, vai sempre fuori campo. Va bene, va bene. Non prende l'antenna. Benissimo, cari amici. Ma adesso sono fuori campo io, perché siamo molto vicini. Però è bene così. Continuiamo, cari amici. Perfetto, alla innocente. E mano a mano che andiamo avanti, ci andiamo e facciamo fabbrica d'auto. Dove abbiamo trovato un dinosauro. Dinosauro di Cari, qua dentro qui. Dinosauro questa azienda era e dinosauro. Sì, ho scritto il suo nome e cognome sopra, ci si fa luogo la foto. Ma tu naturalmente hai fatto le maglie con scritto Stefano Urbes Urbano. Cioè, in poche parole, la mia maglia, ho fatto dei gilet dei pesanti, quelli proprio buoni, militari tipo. Militare con il logo qua, con la foto del manicomio di Mombello, una sala del manicomio di Mombello. Con la mia scritta, Stefano Urbes Urban Producer. Produzioni, sì. In inglese che è scritto, produce. E c'è tutte le cose qua, le stiamo qui. Volevo fare proprio una cosa, capito? Fa l'inverno, invece per l'estate ovviamente fa le maglie. Magliette quelle, sì. Sudi. Benissimo, cari amici. Sudi sta male. Con la compagnia del dinosauro si continua, cari amici. Se adesso vediamo.
Guardate che bello, le gioie del lavoro, cari amici. Queste erano le gioie del lavoro, un ambiente che dava lavoro. Qui, cari amici, ancora comignoli per l'uscita dei fumi delle lavorazioni. Il lavoro era anche questo, un segno di tutto il lavoro che c'era. Fino di là, tutta la parte in acciaio, le cose belle del lavoro. Gennaro, tutto a posto? Benissimo, Mauri, andiamo. Andiamo, andiamo. Stefano ci aspetta, cioè, all'uscita. Se c'è un altro, sì, posto. All'uscita di là, benissimo. Fantastico. Cari amici, ancora la parte dell'attività produttiva e abbiamo vari capannoni che danno poi sulla parte esposta verso sud, i comignoli, bene, bello, bene. Cioè, ciò che rimane del lavoro. E da fuori, cari amici, tutti quelli che entrano fuori. E mentre un bel tramonto ci accompagna, ecco la Innocenti ancora ci accompagna. Siamo sull'altra strada parallela. Dall'esterno il nostro urbex. Fabbrica Innocenti. Cari amici, anche questa volta, l'ennesima volta, ci siamo riusciti. Vai! È una cosa bellissima, perché lo stabilimento storico dell'Innocenti, dell'automobili, non poteva mancare tra i nostri utenti, soprattutto per la storicità dell'edificio. Quindi fantastico, ragazzi. Dall'Innocenti, dallo stabilimento per auto Innocenti, ex stabilimento, benissimo. Gennaro Gelmini, Stefano Urbez Urban, youtuber Mauri Urbez Vlog. Oggi è il 24 febbraio 2018. Urrà, ci siamo riusciti. E una rapida panoramica. Naturalmente casco da qualche parte. Lo storico stabilimento d'auto Innocenti, funzionante fino al 1900, per tutto il secolo 1900. A Innocenti. Cari amici, la Innocenti, ditta d'automobili, e la campagna milanese che adesso continuiamo ad esplorare.